Ospite presso la sede del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, precisamente a Palazzo Mainenti e a Vallo della Lucania, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa con il campione di bike trial Vittorio Brumotti per la presentazione del nuovo spot del Parco Nazionale. La campagna di comunicazione è realizzata con il patrocinio ed il contributo del Ministero dell'Ambiente. Brumotti, testimonial del parco, per raccontare in modo originale e spontaneo l'immenso patrimonio naturalistico, artistico e culturale del parco, con particolare attenzione ai territori meno conosciuti, ma non per questo meno straordinari. In occasione del 25esimo anno di vita del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, avviamo una campagna di sensibilizzazione per far conoscere uno dei territori più belli della nostra penisola, dichiara orgoglioso il presidente del parco, Tommaso Pellegrino. In occasione del 25esimo anniversario dell'istituzione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, vogliamo presentare questa campagna di comunicazione, una campagna di comunicazione particolare, importante, devo dire ambiziosa, perché ci abbiamo lavorato molto, abbiamo fatto un grosso lavoro e oggi è il momento un po' della partenza, è il momento dell'inizio di una campagna che vuole far conoscere uno dei territori più belli del mondo. Bisogna salvaguardare la natura e creare delle occasioni per il territorio, altrimenti c'è il rischio che il territorio perda coloro che sono i custodi territoriali dell'ambiente. Sono queste invece le parole del ministro Costa. Salvaguardare la natura di questo territorio vuol dire creare delle occasioni su questo territorio, perché altrimenti c'è il rischio che il territorio perda coloro che sono i custodi del territorio, cioè lo spopolamento di un territorio bello come questo, così ampio, è il rischio che tutti gli enti pubblici devono avere a cuore. I comuni, la regione, il governo nazionale, tutti dobbiamo averlo a cuore. Entusiasto dell'esperienza vissuta come testimonial dello spot del Parco del Cilento, Vittorio Brumotti. Innamorarsi del territorio avviene se ci vai sul territorio e voi cilentani dovete far riecheggiare questa terra. Voglio essere uno dei primi biker che ha messo le sue ruote in questo luogo vergine. Ebbene sì, perché l'ambiente bici è umile. Per scoprire i sentieri io stesso devo andare col falcetto, devo pulire, stare attento che non siano sentieri sic, cioè ci sono delle regole da rispettare. E chi fa bicicletta annusa questo tutti i giorni, lo tocca con mano. Dunque, innamorarsi del territorio avviene proprio se ci vai nel territorio. Se chiacchieri, no, qua bisogna proprio toccare. Anche voi cilentani siete fondamentali, dovete far riecheggiare questa terra.